Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sto testando una nuova fotocamera, quindi visto che siamo venuti a provare un ristorante consigliato da Gemmina, perché sì, ci troviamo nel video in cui proviamo il ristorante consigliato da X YouTuber ed oggi abbiamo scelto Gemmina. Come sapete la seguo sempre, quindi quando provo nuovi ristoranti mi incuriosisco abbastanza e voglio andarli a testare proprio per vedere se rispecchiano i nostri gusti. Sicuramente degli antipasti mi ricordo cosa ha scelto, ovvero le crocchette di pulled pork e la tartare Hokkaido, mentre per quanto riguarda le carni, se non sbaglio loro presero il burger, però noi ci lasceremo un attimo ispirare anche per testare cose nuove. Cosa che ci piace tantissimo è che le carni vengono accompagnate sia da patate al forno che da verdure grigliate. PS, con questa fotocamera ci sarebbe la possibilità di metterla a bellezza volto perché ho una Sony, però ovviamente l'ho disattivata perché è veramente orribile vedere il piallamento del viso, è una cosa proprio che non sopporto. Infatti poi dopo nel corso dell'assaggio vi farò vedere attivandola la differenza e mi direte anche voi se vi piace di più vedere un po' più di imperfezioni, però un viso naturale piuttosto che un viso piallato totalmente innaturale. Andiamo ad assaggiare quindi la tartare. Buona, non indimenticabile. Ho preferito la tartare dell'ultimo posto in cui l'abbiamo mangiata. Era molto particolare. L'avocado ci sta benissimo. La carne è morbida. Un buon taglio, soprattutto non ci sono nervetti e cose che possono infastidire il mio palato. Qui davanti c'è Consolini, uno dei primi ristoranti sempre in cui siamo andati io e Cristiano. Forse era per il primo festeggiamento di un mesiversario. Infatti eravamo indecisi se andare. Ed effettivamente vediamo ancora gente, perché giustamente ne stavamo parlando. Ai ristoranti conviene rimanere aperti fino all'orario di chiusura, quindi fino alle 6, almeno dai la possibilità a tutti di andare. Non capisco perché continuo a ordinare tartare quando non fanno al caso mio, ma va bene. Devo dire, tavolini un po' troppo piccoli per i nostri gusti. Come sapete a noi piacciono i tavoli quelli immensi dove si può stare. Come la trovi? Boh, niente di che. La panatura è molto dura. Andiamo ad assaggiare con salsa barbecue. Trovo che il pulled pork sia un po' troppo asciutto, in questo caso anche molto saporito. Vi dovrò portare nel nostro posto del cuore in cui mangiare il miglior pulled pork che possiate provare, già mixato alla salsa barbecue. Secondo me quella è l'idea vincente. Io in queste polpette metterei già una salsa, o meglio darei sia l'opzione di provarle al naturale sia l'opzione di avere già una salsa all'interno, perché rende il tutto più piacevole al palato. Buona la maionese fatta in casa. Anche la barbecue non è male, però non capisco se sia la barbecue ad essere troppo saporita. Buone, le salse buone. Ah, ma dentro c'è anche del formaggio. È pure quello di ieri. Però non è pervenuto, non si sente al palato. No, non si sente perché rimane anonimo. Magari è un formaggio talmente delicato. Sì, secondo me l'hanno fatto per dare una morbidezza in più all'interno che non viene percepita, però. No. Quindi è un ingrediente in più che potrebbero risparmiarsi. Allora, tartare, a te come è sembrata? Niente di che. No. Potete anche non prenderla. No, esatto. Queste da assaggiare volendo sì, però da dividere. Come main course abbiamo preso piatto principale, perché pure il cameriere ci ha detto allora procediamo con un main course. Allora procediamo con un main course. Abbiamo scelto una costata di Black Angus da un chilo. Giustamente quando gli chiedi ai camerieri quant'è secondo te il taglio giusto, beh un chilo, e beh ovvio. Meno male che ci hanno portato uno sgabellino da utilizzare come appoggio per la carne. Adesso vedremo cosa arriverà, speriamo sia molto molto buona. Speriamo sia già tagliata soprattutto, perché sinceramente non mi andrebbe di tagliarla. Anche perché se la appoggiano lì suppongo che sia già tagliata. Adesso vi faccio vedere, visto che ci siamo, bellezza volto. In questo
caso non ce l'abbiamo. Questo invece è il mio volto con l'effetto pelle blurata, pelle morbida la chiamano. È un effetto palesemente finto, non so le persone come facciano a registrare video con questo effetto inserito. Come vedete qui diventa tutto un po' più allonato, quindi il rossore in sé diventa un po' più sfocato, perciò si attenua leggermente. A me sinceramente non piace, fatemi sapere giù nei commenti voi cosa ne pensate. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi per non perdervi tutti i video che arriveranno. E se non mi seguite su Twitch, vi ricordo che è un'applicazione totalmente gratuita, identica a YouTube, solo che invece di vedere video vedete le mie live. Molto spesso mi chiedete nei direct: ma scusami Fabi, ma Twitch è solo per abbonati? No, le vecchie live possono rivederle solo gli abbonati, però quando io sono in live possono vederlo tutti, per questo vi avviso su Instagram. Basta comunque attivare la campanellina anche su Twitch, come avete fatto, esatto, immagino già su YouTube, vero? Perché siete tutti già iscritti e avete attivato la campanellina, suppongo. L'idea di avere delle patate al forno invece che patate fritte, vediamo se ci piace con le salse, però non è male come idea effettivamente. Un po' crudina, non cruda ma neanche morbida all'interno, è un po' al limite. È un... sembra tipo un lessa. Lessa indietro, sì. Vabbè, assaggiamo la carne, mom, perché sono curiosissima. Molto buona. Gli dobbiamo solo chiedere se alla fine questa è quella frullata o no. Ma ragazzi, me l'avete detto, sto continuando a registrare il video con la faccia blurata. Aspettate, stop un attimo e togliamo questo scempio. A noi ci piace vedermi con i difetti. Non potete capire il sapore di questa carne. Veramente molto buona. La cosa che mi è piaciuta molto è che il ragazzo è molto preparato in quanto a carni, perciò vi consigliano in base alla cottura che preferite il tipo di carne, il taglio. Per esempio, per la cottura che volevamo noi, più che una bistecca serviva una costata. Ci ha chiesto il sapore, se lo volevamo più delicato, più forte. Noi ovviamente più forte, ci conoscete. Finiamo la carne e ci vediamo per il dolce. Che ho visto? Cheesecake, mango e lime, ma non dovevo leggerla. Ci vediamo per il dolce sicuramente. E per il caffè, visto quando sto con Christian io caffè non ne bevo. Ci vediamo per il dolce e per il caffettino. Chissà, vuol dire che mi segue davvero. Alla fine abbiamo optato per il Tristi Dolci. Come vedete vi arrivano per 10 euro 3 barattolini con dentro le varie proposte di dolci. La cheesecake la lascerei per ultima. Senti amore, è buono il profumo e zest di lime. Ma alla fine è plastica. No, ma che dite, non mi piace per niente questa cosa. Inizierei ad assaggiare il crumble di pere, cannella e cioccolato fondente a gelato, in modo che non si squagli troppo. Perché ovviamente loro vi danno la possibilità di scegliere tre tra i diversi dolci che hanno a disposizione, quindi è a vostra discrezione. Ma che buono! Vi dirò, forse preferisco pere e cannella a mele e cannella. Come sapete non amo i dolci, ma questo è tutto fuorché dolce. Assaggiamo il tiramisù. Buono, molto buono anche il tiramisù. Devo dire, i dolci li sto apprezzando particolarmente perché non sono dolci, molto buoni. Adesso se ho lasciato per ultima la cheesecake al mango, mi delude, faccio un macello. La crema devo dire è molto morbida. Non so se sia Philadelphia mixata alla panna. Non vi so spiegare ragazzi. Boh, vi giuro non la sto capendo. La zest di lime mi ricorda il messicano in cui siamo stati con Chris e in cui ancora vi dobbiamo portare. Devo dire, la cheesecake è quella che mi ha lasciata più perplessa. In ordine metterei crumble alle pere, tiramisù e cheesecake. Alla fine abbiamo chiesto, c'è un 50% di Philadelphia, mascarpone, panna e zucchero a velo. Infatti mi sembrava totalmente diversa da quello a cui ero abituato come consistenza al palato, e ce l'ha confermato il cameriere. Metterò qui in sovraimpressione il conto, fatemi sapere giù nei commenti se per voi è stato onesto, considerando appunto che il prezzo l'ha fatto di molto alzare il chilo di costata di carne. Comunque io spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video che arriveranno. Io come sempre vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!